Riprendiamo allora oggi, continuando l'esercizio che avevamo iniziato insieme giovedì scorso. Questa prima parte, questo primo processo, riusciremo praticamente a completarlo con le conoscenze che abbiamo già, poi l'altro processo che fa parte di questo esercizio, prima di, diciamo, affrontare il quale dovremo imparare delle cosette in più sulla modellazione, no? Quindi cerchiamo di andare avanti a imparare poco per volta gli ingredienti, i costrutti degli attributi diagram, portandoli avanti in parallelo con un esempio. Allora, tanto per rinfrescare la memoria, stavamo modellando un processo di prenotazione di una visita da parte del paziente e diciamo che abbiamo modellato due macrofasi di questo processo. La prima è quella di inserimento di una proposta da parte dell'utente, dove avevamo usato un costrutto di fork e join per modellare il fatto che le informazioni necessarie, indispensabili per qualificare la richiesta, potevano essere inserite in un ordine che non era rilevante, ma servivano tutte. In ogni caso. Quindi questa è la prima macrofase. La seconda macrofase è stata quella di accettazione di una richiesta fortunata. Cioè, qualora le alternative specificate dall'utente, che abbiamo chiamato qua paziente, fossero compatibili per pura fortuna con almeno una delle disponibilità fornite da un medico della stessa specialità, allora automaticamente si poteva passare alla conferma. Quindi seconda fase, conferma nel caso in cui sia così fortunato da avere fornito una disponibilità che coincide con una disponibilità, una richiesta, usiamo i termini corretti, così sia così fortunato da aver fornito un'alternativa che coincide con una disponibilità di un medico, così usiamo gli stessi nomi delle classi. Non è tutto, nel senso che se torniamo sul testo, noi abbiamo finora modellato, diciamo fino a qua. Il sistema assegna automaticamente la miglior fascia oraria compatibile con le richieste del paziente, dove compatibile vuol dire che c'è, se c'è sottinteso, qua non è scritto, sottinteso se ce n'è almeno una compatibile. Infatti, e poi da qua in avanti dobbiamo ancora fare il lavoro di modellazione, infatti nel caso in cui non vi siano alternative compatibili, ossia se esco dall'altra parte di questo rombo, di questo nodo di scelta, il sistema propone fino a tre alternative. A questo punto il paziente, rispetto a queste tre alternative, può accettarne una delle proposte, oppure chiedere di essere messo in lista d'attesa. Quindi a quel punto manca ancora una terza fase, diciamo, inserimento, accettazione della proposta in automatico, delle alternative proposte, oppure giro successivo di controproposte, possiamo chiamare così, da parte del sistema. Quindi vuol dire che noi siamo in questo caso in cui non c'è almeno una disponibilità compatibile, quindi tutte e tre le alternative non sono compatibili. Magari la riscrivo meglio, almeno una alternativa compatibile con le disponibilità, così è ancora più chiaro. In caso contrario, quindi ricordiamo che quando io ho un nodo di tipo scelta, questo può avere più frecce uscenti, ma ciascuna freccia uscente deve essere annotata da una condizione booleana, no, che si chiama guardia, questo in questo caso è la guardia per andare a sinistra. La guardia per andare a destra sarà esattamente il contrario. Quindi il contrario di almeno un'alternativa è nessuna alternativa è compatibile con. Oppure nel caso in cui ce ne sono solamente due, non c'è dubbio che se non è una, se questa non è vera, sarà falsa, quindi possiamo mettere semplicemente un else, un altrimenti, no, sull'altro ramo, per evitare di scrivere di nuovo una frase complessa e poi dare in qualche modo l'obbligo a chi legge il modello di controllare, ma sì, ma queste sono veramente effettivamente uno il contrario dell'altro. Se metto un else, un altrimenti, è ovvio, sto dicendo che questo è esattamente il caso contrario, cioè non ci sono di terze possibilità.
Quindi, cosa succede nel caso contrario? Faccio prima l'azione perché la freccia non la posso disegnare finché non ho un blocco d'arrivo. Nel caso contrario, avrò il sistema che calcola tre possibilità, tre proposte alternative. Queste proposte alternative, tanto per non dimenticare da dove proveniamo, queste proposte alternative sono queste. Quando diciamo il sistema calcola queste tre proposte alternative, significa che va a collegare la richiesta dell'utente con tre disponibilità fornite dai medici. Cioè noi qua, quando modelliamo il processo, stiamo descrivendo cosa fa il sistema, in parole comprensibili, in italiano, spieghiamo che cosa deve fare. In realtà l'unica cosa che il sistema è capace di fare è spostare dati all'interno del modello. È far evolvere, modificare il modello. Quindi ogni volta che noi scriviamo una frase, in realtà la stiamo scrivendo, descrivendo in italiano ciò che in realtà deve succedere nel modello. Quindi verifichiamo sempre che nel modello ci siano queste informazioni, o ci sia lo spazio, le relazioni, le classi, per poter salvare queste informazioni. E se no, andiamo ad aggiungere ciò che serve, ovviamente. Ok, allora qua lo possiamo fare. E abbiamo detto che il sistema calcola tre proposte. E le propone all'utente, vabbè. E questo avviene nel caso, come guardia, alternativo, mettiamo un S. A questo punto cosa può succedere? Può succedere che l'utente ne accetta una oppure non ne accetta nessuna. E allora in tal caso, abbiamo già pronta l'azione in basso, il sistema mette l'utente in lista d'attesa. Allora io adesso vi disegno un blocco e poi ragioniamo sul fatto che sia giusto oppure meno. Dove è andata la scelta? Qua. Qui metto una guardia, accetta. E qua invece non accetta. Accetta cosa? La proposta. Allora, qui c'è un primo problema, se vogliamo, estetico, che non è strutturato questo processo. Ma per il momento non guardiamolo, no? Proviamo quando poi è finito. Chiediamoci se è corretto. Così, no? Lo faccio perché rischia di essere un errore abbastanza frequente. Allora, dal punto di vista logico, fila, no? Cioè, il sistema fa le tre proposte, l'utente a questo punto o accetta o non accetta. Dal punto di vista del viaggio del token, però, c'è un problemino. Questo blocco, il sistema calcola tre proposte, è un blocco che come soggetto ha il sistema. Quindi questo è un blocco che il sistema informativo fa da solo, deve fare il calcolo e cercare le alternative, filtrare i medici, le specialità, ordinare per quelle più brevi e ti propone le tre più vicine. Oppure con qualche altro criterio, perché magari non te le propone tutte e tre attaccate nello stesso giorno, perché sarebbe poco probabile che tu. Se non puoi la prima, non, tu posso la seconda, avrà delle sue logiche per farlo. Poi lì dentro c'è tutto un mondo di ottimizzazione del tipo io lo faccio meglio di te, il sistema è più furbo, è meno furbo, è più intelligente, riesce a soddisfare meglio le esigenze degli utenti, eccetera. L'importante è che lo faccia e se ne esca con queste tre proposte. Quando il sistema ha finito di fare questo calcolo, il token esce, no, da questa azione. Cosa fa il token? A massima velocità, ricordiamoci che al di fuori dell'azione il token non lo ferma nessuno. Scende da questa freccia, arriva al rombo di scelta e il rombo, senza fermarsi, senza fermare il token, senza interrogare l'utente, deve sapere se l'utente accetta o no. L'utente, poverino, non è neppure stato informato, non ha avuto tempo di rispondere. Ok? Allora, questo è, se vogliamo, un esempio concreto di quello che dicevamo in teoria, il rombo di scelta.
deve agire su informazioni già note al sistema informativo. Allora, sul fatto che sopra fossero note queste informazioni è perché il sistema l'aveva appena calcolato. Il sistema verifica e quindi sull'esito di questa verifica faccio la scelta. Questa era una verifica sull'esito di un'operazione fatta dal sistema. Questa invece dovrebbe essere una verifica sull'esito di una risposta data dall'utente. Però la risposta data dall'utente deve essere anche qua un'azione esplicita prevista dal sistema. Lo dico in altre parole, il sistema informativo non può decidere finché l'utente non ha risposto. Ovvio. Ovvio a parole. Nel modello dire che una cosa non può succedere finché un'altra non è avvenuta significa che devo avere una dipendenza sequenziale. Quindi vuol dire che mi manca qua in mezzo, togliamo questa freccia, mi manca qua in mezzo un'altra azione in cui l'utente risponde accettando o chiedendo di essere messo in lista d'attesa, invio. Qui l'ho scritta lunga. Scriviamo giusto blocco. Farò un pochino. Quindi ricordiamoci sempre, ogni volta che c'è un blocco di scelta, che quindi interroga delle informazioni, si chiede se una certa cosa è vera o non è vera, se è maggiore di 7, se è minore, se è accettato, se non è accettato, chiediamoci sempre, diciamo, acquisiamolo come riflesso, questa informazione dove l'ho ottenuta? Ce l'ho? Ce l'ho già da prima? Ce l'ho già da dove? Se non c'è dobbiamo ricordarci di aggiungerlo, soprattutto... soprattutto quando coinvolge un'azione dell'utente, devo dare il tempo di che l'utente possa rispondere. E finché l'utente non risponde, il sistema non va avanti. Quindi l'utente può rispondere nel giro di un secondo o nel giro di mezza giornata. Ovviamente quella richiesta, perché di questo stiamo parlando, del processo che governa la richiesta, non arriva a termine, non è conclusa, non è compiuta, finché l'utente non avrà risposto. Poi uno, volendo, può immaginarsi dei meccanismi di time out del tipo, beh, se non rispondi in un mese, no? Oppure se non rispondi in 3 ore, allora annullo la richiesta. È un di più che si può aggiungere, che noi non stiamo facendo perché non era richiesto dal testo. Ok, quindi questo tipo di comportamento lo... siamo riusciti a modellarlo esclusivamente usando la sequenza, il parallelo e la scelta. Abbiamo sempre fatto attenzione a iniziare la descrizione di ciascuna azione con un soggetto esplicito. Il paziente, il sistema, l'utente, ecco, sbagliato, non è l'utente, il paziente. Quanto è difficile rimanere, no, continuare a usare i termini che abbiamo deciso di usare. Scappa l'uso del sinonimo, invece dobbiamo cercare di combattere questo istinto. Molto spesso, ma non dico sempre, perché non è detto che sia sempre, queste azioni tendono a essere un po' alternate. L'utente fa una cosa, il sistema ne fa un'altra, l'utente ne fa un'altra, il sistema ne fa un'altra e così via. È abbastanza naturale, è un'interazione tra due, diciamo, sistemi, ciascuno dei quali porta avanti di un pezzettino una procedura, un processo, e poi arriva fino a dove può lui e ha bisogno a questo punto della collaborazione dell'altro. Ricordiamoci ancora anche che noi stiamo modellando qua, anche quando diciamo il paziente risponde oppure il paziente inserisce. Ciò che stiamo descrivendo qua in realtà è il sistema informativo.
sempre. Questo è il modello del sistema informativo, non del paziente, della persona. Quindi ciò che stiamo dicendo qua in realtà è che il sistema informativo a questo punto permette al paziente di inserire. Non lo scriviamo così perché diventeremo pazzi a scriverlo. Però ricordiamoci sempre che questa è la descrizione di ciò che fa il sistema informativo. Quando noi mettiamo il paziente come soggetto è perché è responsabilità sua compiere quell'azione. Compiere quell'azione dove? Col sistema informativo. Quindi ogni qualvolta il soggetto è il paziente, il medico, eccetera, dobbiamo sempre nella nostra mente leggerlo come se fosse il sistema informativo permette, o obbliga o richiede, dipende un po' come volete mettere il verbo, al paziente, al medico, all'utente di fare questa cosa. E il sistema informativo c'è sempre in tutti i blocchi. Quindi un altro modo di leggerlo è il paziente, virgola, con il sistema informativo, virgola, insieme al sistema informativo, virgola, grazie al sistema informativo, virgola, interagendo con il sistema informativo, mettete quello che volete, virgola, inserisce una nuova richiesta. Quindi anche quando non c'è scritto sistema informativo, c'è sempre. Perché questa è la descrizione del comportamento che deve avere il sistema informativo. Questo ha due conseguenze. Una è che quando scrivo effettivamente il sistema informativo, vuol dire che sono azioni che non coinvolgono nessuno degli utenti, che il sistema può fare da solo. Quando coinvolge almeno un utente, il sistema lo lasciamo sottinteso. Altrimenti se lasciassimo sottinteso anche qua non si capisce chi deve fare cosa. La seconda conseguenza è che le azioni che l'utente fa senza interagire col sistema informativo, che non implicano un'interazione col sistema informativo, le azioni che fa l'utente di cui il sistema informativo non viene a conoscenza, ecco, queste azioni non devono essere modellate. Io devo riuscire a modellare solamente ciò che lascia traccia nel sistema informativo. Il sistema informativo sa se l'ho fatta o no. Cioè non posso avere un'azione lì dentro del tipo l'utente si mette le dita nel naso, no? A parte il fatto che non posso obbligare l'utente in quel momento a fare quell'azione, ma il sistema informativo, meno male, ma il sistema informativo non potrebbe comunque saperlo se questa azione è stata fatta oppure no. Quindi ogni volta che nello svolgersi delle funzioni, l'utente fa dei passaggi, interagendo o con nessuno, per conto suo, o con altre persone, o con altri sistemi informativi, questi passaggi sono del tutto invisibili al nostro sistema informativo che stiamo modellando. Cioè, immaginiamo qua, il paziente risponde, il sistema calcola le proposte, vabbè, le visualizza, e il paziente risponde. Lì in mezzo probabilmente il paziente avrà consultato la propria agenda. Questa agenda può essere un'agenda di carta, questa agenda può essere sua moglie, senti, ma io giovedì sono libero o no? L'agenda può essere Google Calendar, che è un sistema informativo, ma è un altro, non è quello che sto costruendo io. Allora, il fatto che l'utente l'abbia fatto, con quale agenda l'abbia fatto, oppure non l'abbia fatto perché se lo ricordava a memoria, oppure vi ha tirato a caso, vi ha detto sì, accetto la prima che c'è, tanto ne ho bisogno, per cui poi mi adeguo, non lo sappiamo. Noi ciò che riusciamo a sapere è ciò che avviene quando l'utente poi interagisce col sistema. Interagisce e dirà sì o no, sia una delle tre oppure no. Però c'è stato prima, non sappiamo. E non dobbiamo modellare. Quindi, teniamo presente tutte le volte che raccontiamo dei processi in cui ci sia un'interazione tra le persone. Tipo, io vado allo sportello e consegno un modulo su cui ho compilato dei dati. Allora, quell'azione lì, in cui io prendo un modulo di carta, la consegno a un'altra persona nello sportello, non c'è. Il sistema informativo non lo sa, il sistema informativo potrà venirlo a sapere solamente quando l'impiegato allo sportello, ma lui, non io, interagendo con il sistema informativo, inserirà i dati
che sono presenti nel modulo, o confermerà che io ho consegnato la fotocopia della carta d'identità, ad esempio. Quindi, andate in banca, vi dicono devi portarmi la fotocopia del documento. Allora nel processo non ci sarà il cliente consegna all'impiegato la fotocopia del documento. Ci sarà l'impiegato conferma la ricezione della fotocopia del documento. Punto. Neanche dal cliente, perché non so se sarà dal cliente o da suo cugino che passava di lì. O l'ha trovata per terra entrando. O gli è arrivata per posta, a meno che non ci sia un campo in cui l'impiegato deve scrivere come l'hai ottenuta, te l'ha data lui, te l'ha data suo cugino, l'hai trovata per terra, ti è arrivata per posta. Dobbiamo, qui dobbiamo abituarci a un approccio un po' minimalista, io modello solo quello che il sistema informativo vede, quindi quello che dicevo la volta scorsa, mi metto dentro la scatola del computer, guardo il buco della serratura, solo quello che riesco a vedere da lì fa parte del mio mondo, fa parte di ciò che devo modellare. Il resto non mi interessa, e se anche mi interessasse non lo posso sapere. Ok, quindi questo contrasta un pochino a volte con le descrizioni testuali che abbiamo, dove per far capire cosa succede si racconta cosa devono fare le persone. Ecco, non tutte le azioni che fanno le persone implicano un'interazione col sistema informativo e quindi non tutte devono essere modellate. Però noi dobbiamo riuscire a capire quali invece sono, lasciano, questo è il modo, la frase che diciamo spesso, lasciano traccia al sistema informativo. E per lasciare traccia devi interagire in qualche modo. No? Che può essere mi collego, inserisco dei dati, che può essere salgo sull'autobus, timbro il biglietto, che può essere vengo riconosciuto dalla telecamera mentre passo, o molti altri modi. Però in qualche modo un'informazione deve arrivare al sistema. Ok. Quindi con queste precisazioni direi che questo processo è concluso, viene percorso questo processo ogni qualvolta, ricordiamolo sempre, un nuovo paziente inserisce, vuole inserire una nuova richiesta. Quindi se lo stesso paziente inserisce tutte nello stesso giorno, in tanti o in giorni diversi, più richieste, e beh, questo processo verrà attraversato più volte da token diversi. Ogni token si porta dietro, dicevamo, le informazioni sulla specifica richiesta che stiamo elaborando. È un po' come, è facile a volte immaginarselo, io rifaccio di nuovo questo parallelo che avevo già accennato la volta scorsa, il modulo di carta che si intitola richiesta visita, dove ho tante sezioni da riempire, tanti firme, controfirme, caselle da spuntare e via via questo modulo, all'inizio ci scriverò le mie alternative, lo darò, se fosse cartaceo, lo darò all'impiegato, lui mi dice no, alternative accettate, sì, no, controproposte e me le indica e così via. Se io devo fare tre prenotazioni, devo fare tre fogli, ciascuno compilato con informazioni diverse, che potranno fare dei percorsi diversi in tempi diversi, alcuni accettati subito, altri accettati con la controproposta, altri messi in lista d'attesa. Anche dello stesso utente. Poi, se un utente è ancora diverso, a maggior ragione la sua richiesta farà un percorso diverso. Ma tutte le richieste fanno dei percorsi che sono compatibili con quanto è stato prescritto qua, con quanto è stato specificato da questo processo. Noi lo chiamiamo token, per dire l'identificativo di una singola esecuzione di questo processo. E quando il token muore, qua sotto, posso dire che l'azione di prenotare una visita si è conclusa. Con successo, con pieno successo, con un successo parziale, eccetera, ma comunque quella parte lì è conclusa, non c'è più niente da fare su quella richiesta. Sulla prenotazione di quella richiesta, perdono. Sulla richiesta c'è ancora da fare parecchio, perché poi alla fine la persona deve andare, eccetera, eccetera. Ma sulla prenotazione non c'è più nulla da fare. Il processo di prenotazione è concluso, pietra sotto. Ok, allora questo processo, pur essendo un po' articolato, in realtà tutto sommato è abbastanza semplice, abbastanza lineare. Non sempre sono così le cose, e quindi per permetterci di poter modellare situazioni più complesse, andiamo a vedere qualche altro costrutto in più che il formalismo degli activity diagram ci fornisce. Allora, il primo
In realtà è semplicemente una scorciatoia. Prima ci siamo detti, è fondamentale, è importante che all'interno di ciascuna azione sia identificato il soggetto. Chi è responsabile, virgola, insieme al sistema informativo, c'è sempre, chi è responsabile di compiere quell'azione. Nel nostro sistema avevamo solamente due figure, che era quella del paziente e quella del medico, però devo capire se una certa cosa deve fare il medico o la deve fare il paziente. Oppure una cosa che il sistema informativo può procedere autonomamente perché non ha bisogno di interagire. E quindi ci siamo detti, in ogni singola azione ricordiamoci di mettere bene il soggetto. E il soggetto è o il sistema informativo oppure una delle tipologie di utenti che dovranno interagire col sistema. Come scorciatoia, noi possiamo disegnare gli attenti diagrammi in modo leggermente diverso, dividendo il foglio in colonne o in righe se preferite, però io vedo il tempo meglio scorrere dall'alto verso il basso che da sinistra verso destra. Quindi dividere questo coso, in questo caso il foglio in colonne, e dire che ciò che avviene in ciascuna colonna è responsabilità di uno specifico attore, di uno specifico tipo di utente. E quindi, anziché ripetere ogni volta il paziente fa questo, il paziente fa questo, faccio una colonna che si intitola paziente e tutte le azioni che deve compiere il paziente le metto sotto questa colonna. Avrò una colonna che si chiama sistema informativo e tutte le azioni che può compiere il sistema informativo da solo le metto sotto quella colonna. E così via. È solo una semplificazione sintattica, grafica, non cambia per nulla il significato di ciò che abbiamo fatto. Il soggetto o lo metto dentro l'azione o lo metto come intestazione della colonna. Questo semplifica un pochino la scrittura delle azioni, perché dentro l'azione non devo più metterlo il soggetto. È implicito, sottinteso, è già dichiarato a livello di colonna. Queste colonne in gergo si chiamano swim lanes, non sono le corsie della piscina, perché sembrano un pochino una piscina, dividere in tante corsie, ciascuno va nella sua. Quindi qua è chiaro che l'azione di iscriversi è un'azione di cui è responsabile lo studente, che lo studente deve compiere, virgola, interagendo col sistema informativo, tra virgola, ricordiamoci sempre. Questa notazione, a parte del fatto di essere totalmente equivalente, quindi adesso possiamo ridisegnare il processo che abbiamo fatto usando le swim lane, vediamo come viene, ha anche un altro vantaggio, che è quello di evidenziare in qualche modo le comunicazioni o gli scambi di informazione. Cioè c'è un'informazione che viene definita ad esempio dal professore che in qualche modo viene usata dallo studente, perché poi se lo studente deve procedere dopo che il professore ha fatto questo, deve sapere, uno, che il professore ha finito, e due, che cosa ha fatto, che cosa ha scritto nel programma del corso, nel syllabus. Quindi ogni qualvolta una freccia attraversa il confine tra due corsie, in qualche modo evidenzia il fatto che diversi tipi di attori in qualche modo comunicano per mezzo, attraverso la mediazione del sistema informativo. Perché se comunicano tra di loro, perché si incontrano in corridoio e si dicono delle cose, il sistema informativo non lo sa. Quindi sono dei punti in qualche modo di sincronizzazione tra persone diverse che implicano in qualche modo uno scambio di informazione organizzato. Già prima c'era questo, non stiamo aggiungendo nulla, solo qua è un pochino più evidente dal punto di vista grafico. Ovviamente l'appartenenza di un'azione a una colonna è un concetto che ha senso solo per le azioni. Cioè, il nodo di avvio, il nodo di fine, il fork, il join, il choice, il merge, tutti questi altri simboli, che vengono eseguiti in automatico dal token, non richiedono l'intervento né del sistema informativo né dell'utente. Li posso mettere dove voglio. Okay? Il fatto che questo fork
sia qua nella colonna professore, piuttosto che nella colonna studente, piuttosto che nella colonna amministrazione, è una scelta nostra puramente estetica. Non significa nulla, non ha nessun significato. Okay? Così come anche il nodo di start lo potrei mettere dove voglio. Normalmente per motivi grafici lo metto vicino al primo blocco, ma solo per non mettere la freccia che attraversa tutto inutilmente. Ok? Allora, per il fork e per lo start è facile. Non facciamoci ingannare sul choice, ad esempio. Ricordate la pippa che vi ho fatto prima su questo nodo? Il fatto che il paziente dovesse aver inserito questa risposta prima che io possa decidere, ecco, quando hai le swim lane ti viene quasi da dire, ma se il rombo è nella colonna del paziente vuol dire che è il paziente che fa questo, no, il rombo è una cosa che va avanti in automatico, non ferma il token, quindi non può intervenire nessuno. Quindi se noi volessimo, qui sono alcuni altri esempi di swim lane, in realtà sono processo, questo è il processo che avevamo già definito prima, ridisegnato come swim lane, ma noi lo facciamo sul nostro esempio. Possiamo creare un altro diagramma, sempre un activity diagram, che è sempre paziente prenota una visita, bis, in alternativa. E come lo disegno? Allora, devo dividere. Dov'era? Aspetta. Eccole qua. Le swim lane, il tool Ashtar le chiama partizioni. Partizioni possono essere in verticale, quindi divido le corsie in verticale, oppure orizzontali, e allora a questo punto il processo procederà da sinistra verso destra piuttosto che dall'alto verso il basso. Clicco su partizione e la prima partizione sarà il paziente. La identifico con la tipologia di utente, perché più tardi chiameranno l'attore, responsabile di quell'attività. E poi ne ho un altro che è il sistema. Questo processo è condotto solamente da questi due attori. È carino perché a colpo d'occhio riesco a capire chi è coinvolto. Il meccanismo di prenotazione coinvolge il medico? No, non c'è all'inizio. La notazione prima, per risponderti al fatto coinvolge o no il medico, dovrei andare a leggere tutti i blocchi. Mentre qua lo vedo a colpo d'occhio. Dopodiché lo stesso processo lo posso trasportare, copia, incolla dall'altra parte e semplicemente spostare, oppure se l'avessi già fatto dall'inizio, disegnare direttamente nel posto giusto le azioni che compie il paziente, quindi tutte queste parti sono parti del paziente. Anche questa. Poi bisogna un po' convincere queste swim lane a spostarsi, ma questo. Dopodiché questo è un lavoro che fa il sistema. Il sistema propone, il sistema calcola, il paziente risponde. Il paziente risponde, lo metto di là. Il sistema. Adesso graficamente è un po' bruttino, ma noi possiamo eventualmente spostare queste due frecce. Beh, bisogna un po' aggiustarlo graficamente. Vediamo un po' se riesco a ridurre lo zoom. Allora, così.
E poi mancava la freccia da qua, che diceva che questo viene confermato così. Paziente conferma, oppure paziente non conferma. Una cosa di questo genere. E una volta che ho fatto questo, il soggetto diventa opzionale, inutile. Per cui potrei editare tutte queste togliendo il soggetto. Il paziente che ha scritto sopra inserisce una nuova richiesta, inserisce le tre alternative e così via, no? Specifica l'urgenza. Seleziona la specialità. Verifica se una delle alternative è disponibile, eccetera, eccetera, no? Possiamo andare avanti anche. Semplicemente il soggetto c'è, ma anziché essere scritto dentro l'azione, è scritto nell'intersezione di colonna. Non abbiamo cambiato nulla. Quale forma usare? Con le partizioni oppure senza, lo lascio alla vostra scelta. Il significato è esattamente lo stesso, dipende come vi trovate meglio, chiaramente a modellare, come dal punto di vista visivo non vi sembra più chiaro, più semplice. Come criterio molto molto becero, di solito con le corsie si scrive meno. Ok, quindi questo è il primo costrutto che di fatto non ha aggiunto molto, anzi non ha aggiunto nulla al tipo di diagrammi che possiamo disegnare, ma ci fornisce semplicemente una modalità diversa. Adesso passiamo a quelli invece realmente aggiuntivi, realmente nuovi. Allora, ciò che abbiamo modellato finora, meglio, ciò che possiamo modellare con i costrutti che conosciamo finora, di fatto ha una limitazione abbastanza forte. Questa limitazione è il fatto che il processo può solo interagire con degli utenti e basta. Quindi tu hai un processo che è nelle mani dell'utente e del sistema e viene condotto indipendentemente da ciò che succede intorno a lui. Se intorno il mondo crolla, se la clinica chiude, se delle nuove specialità vengono aperte o non so che cosa, quel processo non ne viene influenzato. Una volta che il token è stato generato, segue quella strada lì. Esistono dei costrutti, che sono questi tre, che permettono invece a un processo in qualche modo di comunicare con ciò che esiste all'esterno del processo stesso. Mandare informazione a qualche altro sistema informativo o qualche altro processo, o ricevere informazioni da qualche altro sistema o informativo o processo. Quindi tutto ciò che è il mondo esterno al processo, che sto modellando a questa specifica activity, cosa può essere? Può essere o un'altra activity dello stesso sistema informativo, oppure proprio un altro sistema informativo. Dal punto di vista del processo non cambia molto perché per lui è sempre l'esterno, il mondo esterno. Quindi in realtà questi strumenti che vediamo adesso ci possono permettere di essere usati in due contesti abbastanza diversi. Uno per far comunicare e collaborare processi diversi miei, del mio sistema informativo che sto progettando io.
perché magari un certo processo per andare avanti deve richiedere che un'altra attività, un altro processo sia arrivato a termine, abbia calcolato un certo risultato, e allora fino a quando quell'altro non ha finito io non posso andare avanti. Però se è un altro processo non posso mettere una freccia sequenziale, lui finisce poi, no, perché lui va avanti per conto suo con i suoi token. Allora in qualche modo mi comunicherà, guarda che io questa informazione l'ho calcolata, quindi tu puoi andare avanti. Quindi li useremo come strumenti di sincronizzazione e in alcuni casi di scambio dati tra diversi processi del nostro sistema. Ma gli stessi costrutti li possiamo usare anche per modellare il fatto che il nostro sistema informativo, tutto, può comunicare, integrarsi con altri sistemi informativi. La dico la più banale, mando una mail all'utente. Cioè qui a un certo punto dice sistema conferma paziente l'avvenuta prenotazione. Allora questa conferma può avvenire sullo schermo, ti scrivo confermo la prenotazione, oppure posso mandarti una mail. O tutte e due. Allora mandare una mail cosa vuol dire? Vuol dire che il mio sistema informativo deve contattare un altro server, che è un server per l'invio delle mail, passandogli un blocco di testo che è il testo della conferma che ti deve mandare. Se ti mando l'SMS, il mio sistema informativo si deve interfacciare col sistema informativo di TIM, di Vodafone, di Tre, del fornitore che io uso per mandargli l'SMS e passargli un messaggio. Il testo del messaggio, il numero del destinatario, così via, un pacchetto dati fatto in un certo modo. Quindi in questo caso sono azioni attraverso le quali, specie di azioni, attraverso le quali il sistema informativo scambia dati, in questo esempio semplice che abbiamo fatto, invia dati verso un altro sistema informativo. Poi quale sia il meccanismo per cui da quel sistema informativo con cui ho parlato, il mio provider di posta, il mio gestore telefonico, poi alla fine sto messaggio ti arriva in tasca e ti vibra il telefono, non è più un problema mio, non sto più modellando io. Io so solo che per far arrivare un SMS all'utente devo mandare un messaggio al sistema informativo di Vodafone, con cui ho un contratto, bla bla bla, per fare certe cose. E quindi dal punto di vista del sistema informativo è un invio di informazioni all'esterno. Allora, vediamo quali sono i costrutti, così poi facciamo degli esempi concreti. Vabbè, questa rappresentazione vuole far vedere che il sistema informativo parla con il resto del mondo, non è molto evocativo. Allora, vediamo la prima cosa che può succedere nel resto del mondo, la più semplice, la più banale. Passa il tempo. Allora, ci sono dei processi che possono dover essere sincronizzati col tempo, col tempo reale. Finora in un processo il tempo non c'è, non l'abbiamo visto. Ciò che abbiamo detto è che, così immaginandoci il viaggio del token, abbiamo detto il token va sempre avanti, sulle frecce, sui join, sui merge, va avanti da solo, alla massima velocità. Si può fermare in attesa all'ingresso di un'azione, prima di entrare, quando chi è responsabile di dover compiere quell'azione non è pronto, o non ha voglia, o sta facendo altro, e quindi non è in grado di prendere in carico quel token. Poi il token può essere dentro un'azione perché qualcuno lo sta lavorando, noi non abbiamo modo di distinguere se sei in attesa o se è già iniziato, semplicemente sappiamo che da lì deve passare. Però non c'è nessun vincolo né di tempo minimo né di tempo massimo, né di a che ora questo succede, semplicemente quando il token arriva, da quel momento in avanti, per i prossimi 100 miliardi di anni, sappiamo che qualcuno è responsabile di fare una certa cosa. Poi, appena l'ha fatta, automaticamente il token passa a qualcun altro che deve fare qualche altra cosa. Ma cosa succede se noi dobbiamo dire questa cosa avviene alle 8 di domani mattina? O il primo giorno di ogni mese? Oppure tra la domanda e la risposta devono passare 10 minuti? Allora devo avere un modo per poter esplicitare il passaggio del tempo e dal punto di vista del processo, nel momento in cui il tempo passa, nessuno fa nulla.
Il processo si blocca, si congela in attesa che il tempo passi. E questo si fa con un simbolo che molto alla lontana ricorda una clessidra, cioè due triangolini messi vertice contro vertice. Allora, il significato del simbolo di attesa temporale è che quando il token arriva al suo ingresso, questo token viene bloccato, ibernato, messo in pausa, secondo un criterio puramente temporale. Quando il tempo, quindi attivo un timer, e quando il timer suona, scatta, il token viene rilasciato ed esce all'istante, quando il tempo è passato. Il vincolo, quindi, vabbè, qui fa vedere, no scusate, questo è già l'altro, c'è un vincolo. Portiamo avanti la metafora del timer. Il token arriva e imposto il timer. Poi scompaio dalla faccia della terra, mi iberno e potrò essere svegliato solamente quando il timer suonerà. Questo che cosa implica? Che nel momento in cui imposto il timer, devo sapere esattamente a quanti minuti impostarlo. Quindi nel momento in cui il token entra in pausa, in quel momento, nel momento in cui il token entra, deve essere possibile determinare esattamente l'istante di tempo in cui il token uscirà. Non il tempo minimo, il tempo massimo, no, no, esattamente il tempo. Quindi, mi viene in mente proprio l'ultimo, poi lo vediamo nel fare questo esercizio, se uno dicesse l'utente deve rispondere entro 15 minuti, non posso usare una cosa di questo genere per attendere la risposta dell'utente, perché in questo caso attenderebbe esattamente 15 minuti, se l'utente risponde dopo un minuto il sistema non se ne accorge, perché è ibernato, perché è in pausa. Okay? Io posso indicare delle espressioni temporali, descrivere, no, il tempo di attesa in modi diversi. Può essere un tempo di attesa relativo, come qua, aspetta 5 minuti da quando sei entrato. Quindi il token uscirà 5 minuti dopo che è entrato. Una quantità relativa. Oppure posso fermarmi, no, immaginate, penso all'iscrizione ad un esame, allora si può iscrivere, ma poi il certificato di iscrizione, quello che è, avviene solamente il giorno dell'esame. Allora rimane in attesa fino al 27 ottobre. Quindi la clessidra avrà indicato un istante di tempo ben preciso, non un intervallo di tempo rispetto all'entrata. Oppure anche le iscrizioni più complicate, tipo alle 9 del terzo giovedì del mese prossimo. Perché se la regola dice quello, scriviamo quello. Quindi possiamo descrivere ciò che vogliamo, un istante di tempo legato all'assoluto, legato al calendario, oppure relativo, legato all'istante di arrivo del token. La cosa importante di cui dobbiamo essere sicuri è che nel momento in cui il token arriva lì, io debba saper calcolare esattamente quando deve uscire. Cioè quando entra saprò già come andare in prigione, nel momento in cui entra ti dicono esattamente il giorno in cui uscirà. E qui non c'è buona condotta o altro. E nel frattempo quel processo, o almeno quel token, è lì congelato, bloccato, non può fare altro, non può essere tolto prima, non può essere interrogato, non può, nessun utente ci può fare nulla con quel token. Ok? Quindi questo è il primo molto rudimentale modo che ha un sistema di interagire col mondo esterno, o perlomeno con la proprietà del mondo esterno del fatto di avere un tempo che scorre. Altre volte, quindi a volte qui in questo caso dice il cibo che lo metto nel microonde, impostato 5 minuti, aspetto questi 5 minuti e poi dopo prendo il cibo. Il tempo di attesa è fisso. Quindi io ti so già dire prima quando sarà finita l'attesa. Però nella maggior parte degli altri casi può succedere di dover attendere
ma la maggior parte delle attese noi attendiamo qualcosa, non attendiamo un certo istante di tempo. Aspetto che mi chiami, aspetto di avere quell'informazione, aspetto che il sistema abbia calcolato, aspetto che ci siano almeno 10 utenti così possiamo fare il biglietto per committiva anziché quello singolo, aspetto che avvenga qualche cosa, aspetto che dall'esterno, perché innanzitutto aspetto e quindi nel mio processo non faccio nulla e decido di non far nulla fin tanto che nel mondo esterno non si verifichi una qualche condizione, una qualche situazione. Allora, questo lo modello con un simbolo che è questo rettangolo a cui manca un dente, che indica la ricezione o l'accettazione di un segnale. Questo dente che manca indica una freccia che entra dentro il rettangolo, no? Quindi un segnale, un'informazione che arriva da fuori. Perché quando io dico aspetto, no, che qualcosa succeda, non basta che questa cosa succeda, è anche necessario che qualcuno me la dica, me lo dica che è successo. Perché se succede e nessuno mi informa, quel sistema informativo come fa a sapere che adesso deve sbloccarsi? Quindi, in qualche modo ci dovrà essere una collaborazione di qualcuno che mi manda un segnale, che poi è un altro modo per dire un'informazione, che permetta a questo processo di sbloccarsi. Allora, come lavora il token? Vabbè, questo è un processo molto sequenziale, metto l'acqua, accendo il fuoco, aggiungo il sale e aspetto che l'acqua bolla. Questa è la ricetta per fare la pasta, no? Allora, quando il token arriva qui, il processo si mette in attesa. Come se fosse una clessidra. Nessuno fa nulla. Il token si blocca. La differenza è la condizione di uscita. Nella clessidra devo dire esattamente tra quanto tempo uscirò. Qua invece rimango in pausa, ibernato a tempo indeterminato, finché a questo processo, a questa attività, non arriva un segnale. Segnale che dice che l'acqua bolle. Quindi rimane in attesa fino all'arrivo del segnale che indica, dell'informazione che indica che l'acqua sta bollendo. Quindi vuol dire che qualcuno lo deve mandare questo segnale. E questo qualcuno è nel mondo esterno. Quindi vuol dire, riprendendo la definizione che abbiamo dato prima di esterno, vuol dire un altro processo del mio sistema informativo, oppure addirittura un sistema informativo diverso, esterno al mio. Non un utente, perché l'ultima volta che ho controllato gli utenti non hanno una presa di rete qua dietro, non sono in grado di comunicare, mandare segnali direttamente al sistema informativo. Ti ho mandato un bit, no. Qui si parla di segnali, scambio di messaggi, scambio di dati, e lo scambio di dati avviene tra macchina e macchina, tra software e software. Dal sistema informativo e sistema informativo, da processo 1 e processo 2 dello stesso sistema informativo, ma senza utente. L'utente semmai può interagire con un sistema informativo il quale poi manderà il messaggio a te. Allo scambio di messaggi avviene tra macchine. Quindi questo tipo di azioni, di nodi, non sono azioni vere e proprie, sono blocchi di attesa in cui si aspetta che un determinato segnale generato da un altro processo dello stesso di diversi sistemi informativi non venga inviato e quindi permetta di sbloccare. Non succede nulla finché il token è fermo qua, nessuno fa niente, l'utente non può agire con questo processo, l'utente non è coinvolto, non c'è soggetto qui. No, se l'oggetto, se vogliamo, è sempre il sistema informativo rimane in attesa di. Non lo scriviamo perché già so che è già significato del simbolo. Ok? Quindi non c'è una ricezione segnale da parte dell'utente, da parte. Questo è uno di quei blocchi che non ha paternità, che non ha responsabilità. Semplicemente, essendo un blocco di cui non si fa nulla se non attendere, non c'è nessuno che è responsabile di non far nulla, non c'è nulla da fare. Quindi nel swim lane, mettiamolo dove vogliamo, non cambia niente,
se vogliamo aiutarci per non confondersi le idee, lo mettiamo nella colonna del sistema informativo, ma se no fa lo stesso, semplicemente indica, è come se fosse un join, no? Quando avete un join, il token arriva lì e aspetta che un altro token arrivi. Questa è la sua natura, il suo funzionamento. E qui aspetta che arrivi non un token, ma un'informazione da un'altra parte, proveniente da un'altra parte. Come fa questo segnale? Fa due cose. La prima è evidente, sblocca il processo e permette al token di liberarsi e di andare avanti. La seconda è che molto spesso un segnale non è un segnale di sincronizzazione pura, ma porta anche un valore, dei dati. E allora, da quel momento in avanti, il sistema informativo avrà ricevuto e salvato nel modello concettuale delle informazioni che prima non aveva. Ho emesso la fattura e poi l'utente me l'ha pagata. Però devo aspettare che l'utente paghi per poter andare avanti, per poter iscrivere a bilancio. Come faccio a sapere che l'utente ha pagato? Beh, magari, se sono bravo, sono riuscito a mettermi d'accordo con la mia banca per fare in modo che quando il bonifico arriva la banca mandi direttamente un messaggio, non una mail all'impiegato, mandi un messaggio al sistema informativo, il quale automaticamente sblocca e va avanti. Poi questo esempio lo facciamo nei due casi, questo del bonifico ricevuto, che forse chiarisce. Ecco, però ci manca l'altra metà, vabbè, vi risparmio l'animazione. Ci manca l'altra metà del formalismo, l'ho detto, io sto aspettando di ricevere un segnale e questo segnale qualcuno deve averlo mandato. Come faccio a mandarlo, come faccio a modellare il fatto che il segnale venga inviato? Lo faccio col simbolo complementare, duale, simmetrico, che è il simbolo di invio segnale. Il simbolo di invio segnale anche qua è un rettangolo con una freccia uscente questa volta anziché entrante, per indicare che l'informazione esce dal processo. Frazione che il, diciamo così, il processo A viene mandata all'esterno. Ancora una volta l'esterno può voler dire a un altro processo dello stesso sistema informativo oppure direttamente a un sistema informativo diverso, non a un utente. Un conto è dire il sistema mostra all'utente i risultati, un conto è fare una freccia di invio del tipo invio risultati. Anche qua l'utente non ha, oltre la porta di rete, non ha neanche la porta USB, quindi non posso ficcarli dentro direttamente i risultati. Dovrò mandarli a un sistema informativo il quale li visualizzi. No? Quindi, poi facendo esercizi su questa finezza, questa diversa interpretazione, avremo modo di discutere meglio. Allora, però vediamo dal punto di vista del token come funziona questo nodo, l'invio segnale. È molto semplice, è un nodo che non blocca il token. Il token attraversa quel nodo, passa oltre, non si ferma. Nel momento in cui il token attraversa l'invio di segnale, il sistema informativo manda questa informazione, manda fuori questa informazione. E poi il token prosegue senza fermarsi, senza stare a aspettare. Io non so se questa informazione viene letta subito, ricevuta subito, oppure rimane in coda, rimarrà in attesa, non lo sappiamo. Non ci interessa. Sappiamo che l'abbiamo mandata. E poi possiamo andare avanti a fare le nostre cose. Non è detto, non è scritto, o meglio, non è obbligatorio scrivere chi sia il destinatario di questa informazione. Noi possiamo scrivere invia un segnale a quel processo lì, allora dico invia questa informazione a un determinato processo, a un determinato sistema, allora è esplicito che quell'informazione è diretta a un determinato destinatario. Destinatario è sempre un processo o un sistema, mai un utente, l'ho già detto ma mi piace ripeterlo. Oppure posso semplicemente dire quale informazione viene inviata e lascio non detto a chi, soprattutto se questa informazione può essere utile a più processi diversi. Quindi in questo caso possiamo immaginare una sorta di invio in broadcast. Io lo dico a tutti, poi se a voi interessa ascoltate, se no fa lo stesso, ignoratelo. Quindi questo meccanismo di invio segnale serve sia per inviare in broadcast informazioni che tutti i processi possono sapere,
in eBay l'asta è chiusa, allora tutti i processi che stanno monitorando le varie puntate su quell'asta, da quel momento in avanti, fossero uno, fossero cinque, fossero 10 utenti che stanno monitorando, tutti sanno che da quel momento in avanti devono chiudere e quindi o l'oggetto è stato assegnato oppure no a loro. Quindi sia per un meccanismo di broadcast, lo dico a tutti i processi che possono essere interessati a questa informazione, che magari sono fermi in attesa di riceverla, oppure lo mando specificatamente a un destinatario, allora in quel caso lo scrivo, lo specifico, non c'è notazione, la notazione è la stessa, non ci sono differenze. Quindi questi sono costrutti molto, se vogliamo, di basso livello, semplici, che usiamo però ovviamente per costruire dei meccanismi di sincronizzazione più complessi. Questo diagramma prova a metterli insieme tutti, è quasi un mezzo rompicapo, quasi, no? Come comprensione di che cosa succede. Allora, questo è un esempio di un sistema informativo che posso usare per prenotare dei biglietti. Che so, biglietti di un concerto, cose di questo genere. Allora, io sono, se vogliamo, l'agenzia di viaggi, agenzia di vendita, quello che sia. E ovviamente i biglietti non li ho io. I biglietti li avrà l'organizzatore dell'evento. Quindi ogni volta che un mio cliente arriva da me e dice voglio comprare un biglietto, io questo biglietto lo dovrò ottenere, acquisire direttamente dalla fonte, da chi li vende. No? Questo è un concetto di vendita, diciamo, in tempo reale, non con prevendita di blocchi. Allora, immaginiamo il sistema informativo che gestisce le vendite di questi biglietti. Forse è più facile pensare a un biglietto del treno che non a un biglietto di un concerto, perché il concerto sono già le prevendite, sono i canali via fissi. Il biglietto del treno può andare in qualunque agenzia di viaggi. Allora ci sarà l'agenzia di viaggi fisica, e allora chi usa questo sistema informativo, l'utente, soggetto responsabile di fare l'azione, sarà l'impiegato dell'agenzia di viaggi che schiaccia i tasti mentre voi gli parlate, oppure un'agenzia di viaggi online per cui sei tu che ti colleghi e fornisci le stesse informazioni via web direttamente al sistema informativo senza nessun intermediario umano. Quindi quella prima azione, prenota il biglietto, può essere letta come, e dovremmo saperlo se deve essere un contesto un pochino più ampio che non questo di disegno, o l'utente collegandosi via web prenota il biglietto, oppure l'impiegato prenota il biglietto per conto dell'utente. Ma l'effetto netto dal punto di vista del sistema informativo è lo stesso, c'è qualcuno che gli sta pigiando i tasti e sta mettendo la richiesta di un biglietto. A questo punto il sistema informativo cosa fa? Deve inviare, che so, a Trenitalia una richiesta, un pacchetto dati, un messaggio, come, non lo so, ci si metterà d'accordo con Trenitalia per capire quali sono i protocolli con cui ti invio questa richiesta, le password, i codici crittografici, il formato del messaggio, vabbè, sono cose da sistemare, ma di sicuro l'agenzia viaggi deve mandare un'informazione a Trenitalia che dice guarda, questo signore vuole prendere Freccia Rossa domani per Roma. Freccia Rossa tipicamente è un treno a prenotazione, quindi il posto magari c'è o magari non c'è, o magari non c'è quella tariffa a cui lo volevi, eccetera eccetera. A questo punto il sistema informativo ha mandato la prenotazione, send reservation, e cosa può fare? Niente, fin tanto che non riceve la risposta dal sistema informativo di Trenitalia, ad esempio. Quindi io mando la richiesta e il sistema informativo di Trenitalia, se è veloce, mi risponde in 200 millisecondi, se è veloce come i treni, mi risponde in 10 minuti, ma prima o poi mi risponderà con una conferma. A questo punto, avuta la conferma, il mio sistema informativo potrà permettere al mio utente di comprare effettivamente il biglietto. Questo buy ticket implicherà probabilmente una conferma, un pagamento, eccetera, eccetera, o qualcosa del genere.
Quindi l'utente interagisce col sistema prima per quando richiede il biglietto e alla fine quando perfeziona un acquisto che è già stato confermato, però, cioè di cui sono già certo che il bene esiste. Però questo processo non poteva essere portato a termine solo dal mio sistema informativo, perché aveva bisogno di informazioni che non erano nel mio modello concettuale. Io non so se ci sono ancora dei posti liberi su quel vagone. Devo chiedere un altro sistema informativo che poi mi risponderà. E allora come faccio? Beh, sicuro non sono sincronizzato, sicuro non posso andare a leggere nel suo database, gli manderò una richiesta e aspetterò una risposta. Quindi vuol dire che dentro la pancia di Trenitalia ci sarà un simbolo di ricezione di segnale che riceve le richieste di prenotazione da parte delle 1000 agenzie di viaggi, elabora un pochino su interno e invia un segnale di risposta con la conferma oppure la non conferma della prenotazione richiesta. Perché per ogni segnale inviato tendenzialmente deve esserci qualcuno in qualche altro processo che lo riceve. E per ogni segnale ricevuto deve esserci qualcuno in qualche altro processo che lo invia. Se no rimaniamo come progetto SETI in attesa di qualcosa che non sappiamo se arriverà. Questa è una possibilità, no? E io ho ragionato finora sul ramo di sinistra di questa figura. Guardiamo invece il ramo di destra. Il ramo di destra dice: io ho mandato la richiesta e poi aspetto 48 ore. Potrei anche solo aspettare 4 minuti, dipende. Un certo tempo. Passato questo tempo, quindi il token arriva qua e rimane fermo. Passato questo tempo il token esce e la prenotazione viene annullata. Cosa mi rappresenta questo? Mi rappresenta il fatto che se ho mandato una richiesta e entro un certo tempo più o meno ragionevole non mi arriva una risposta, beh, quella richiesta scade. No? È un time out in certo senso. Allora, qui ho un fork qua sopra. Quindi dal punto di vista del token, dopo che ho mandato la richiesta, il token si sdoppia e percorre le due strade. In entrambe le strade, in tutte e due, si ferma in attesa. A sinistra si ferma in attesa della ricezione del segnale. A destra si ferma in attesa dello scoccare del timer delle 48 ore. Quindi noi abbiamo un token che ha appena mandato un segnale, l'abbiamo sdoppiato e l'abbiamo messo in due congelatori diversi, con criteri di apertura e di sblocco diversi. Uno dei due succederà prima. Se arriva prima il messaggio di conferma, allora il token di sinistra si sblocca, mentre quello di destra rimane ancora nel congelatore, e quindi il mio utente potrà comprare il biglietto. E ho finito. Se invece non arriva la conferma, e quindi passano le 48 ore e un minuto, il token di sinistra, in attesa ancora della conferma, rimarrà qua per i prossimi 10 miliardi di anni, se non diciamo nulla, rimane ancora qua. Quello di destra, passate le 48 ore e un millisecondo, esce. Esce, il sistema annulla la conferma, annulla la prenotazione. E arriva al fondo. Arrivando al fondo, il processo termina ed esce. Quindi quello dei due token che era rimasto congelato viene poi cancellato, buttato via. Quel processo lì è chiuso e quindi tutte le varie copie del token ormai vengono distrutte, non c'è più. Poi vedremo meglio quella semantica della terminazione. Quindi in qualche modo vediamo che questo processino, poveretto, fatto solo di quattro blocchi in croce, è più complicato da pensare, da gestire, da vedere, perché ci dobbiamo immaginare intorno che ci siano delle cose. Qualcuno che riceve, qualcuno che risponde, e se risponde e se non risponde, non dipende solo da me o da me il sistema e il mio utente. Dipende da cose che avvengono, possono avvenire o no, e avvengono in modo asincrono rispetto a me. Cioè non sono io che decide quando l'altro risponde, con che tempi risponde, posso solo sperare.
ipotizzare, predispormi. Quindi la cosa si complica proprio concettualmente, perché le interazioni tra processo e processo, o tra sistema e sistema, non sono più governate dal mio token che decido io dove deve andare e quando deve andare, ma sono asincrone. L'altro sistema farà le sue cose con i suoi tempi, se ha voglia di farle. E quindi io dico, vabbè, ho fatto la richiesta, spero che mi arrivi una risposta, però non ho visibilità su ciò che succede, devo immaginarmelo, e nel mondo esterno ci sarà un contratto che dice che deve rispondere prima o poi. Ma se poi non lo fai, io non devo rimanere bloccato per 10 miliardi di anni con la mia risposta, no? Quindi devo in qualche modo predispormi anche per il peggio. Un'estensione, o meglio, noi l'abbiamo già detto, abbiamo detto che quando viene mandato un segnale, questo segnale in realtà si porta appresso due tipi di informazioni. La principale è un'informazione di sincronizzazione. Adesso c'è la conferma, quindi puoi andare avanti, ti sblocco. Ma la seconda informazione possono essere dei dati. Quando invio il messaggio richiede una prenotazione, dovrò dire che cosa stai prenotando, dove vuoi andare, in che giorno. Quindi non mi basta, non è solo un segnale del tipo, tu, qualcuno ha fatto una prenotazione, ma dentro questo messaggio qualcuno vuole una prenotazione, apro la busta, dentro ci sono i dettagli della prenotazione. Quindi dentro c'è di fatto un oggetto, un'istanza della classe prenotazione, o una classe simile, che viene trasportata a cavallo del segnale. Dal chi ha inviato il segnale verso chi riceve il segnale. Quindi la ricezione del segnale serve sia per sbloccare il token che per acquisire informazioni. L'invio del segnale serve anche per inviare, per trasferire informazioni da un sistema informativo che ce l'ha a un altro sistema informativo che le riceve. Quindi, se lo vogliamo vedere, noi possiamo usare, si usa raramente, almeno per il tipo di esercizi che facciamo noi, di solito è un livello di dettaglio a cui non arriviamo, si può inserire un nodo di tipo oggetto all'interno di un diagramma. Questo nodo oggetto, solo per farvelo vedere, su hashTag è questo qui, no, aspetta, questo qui, che è un rettangolino dentro cui mettiamo un'istanza di una classe. Metti il tipo di oggetto e vedi che ti fa scegliere, che ne so, la classe di quella del modulo concettuale che viene trasferita. Adesso in questo caso non ha senso perché questo processo parla solo di una cosa che è della richiesta, quindi è sottinteso che tutti stanno lavorando sullo stesso oggetto richiesto. Però in casi più complessi uno potrebbe voler dire, guarda che da questa attività a quell'altra attività si passano un oggetto. Oppure, no, pardon. Oppure questo oggetto può essere inviato in un segnale, attraverso un segnale, non un disegnino, scusate. Inviato e ricevuto attraverso un segnale. Quindi se io voglio specificare quale informazione viene inviata o ricevuta, lo posso fare dicendo, guarda, facendo un nodo di tipo oggetto dicendo di che classe è. Così ho descritto in modo esplicito quale informazione viene inviata oppure quale informazione mi aspetto di ricevere. Come dicevo, è un dettaglio a cui spesso non arriviamo perché si capisce normalmente dal contesto cosa succede. Questa slide semplicemente indica modi diversi, questo è di nuovo un artificio grafico pure semplice, di disegnare le frecce. Cioè, per evitare che diventi un groviglio di frecce, se due nodi sono vicini, disegna una freccia. Non ha nulla a che vedere con i segnali, è questo, semplicemente un modo grafico di disegnare le frecce. Oppure posso scrivere anche dei rimandi. Il rimando è un nodo di questo tipo qua, che lui chiama connettore, ne posso mettere due da due posti diversi, gli do lo stesso nome, ha
oppure 1, 1, 2, 2, la freccia che entra nel primo esce dal secondo, e quindi questi punti A è come fossero collegati, no? È un rimando, per esempio, asterisco, e poi continuo dall'altra parte, è un modo per formalizzarlo. Nel caso in cui l'arco trasporti un oggetto, il rimando, il nome dell'oggetto lo posso anche mettere in questo modo, così lo vedo direttamente sulle classi anche se sono disegnate lontano. Non ci perdo troppo tempo su questo perché, come dicevo, gli oggetti li usiamo poco. I rimandi possono essere utili solo per motivi di semplificazione del disegno. Ecco, io vorrei solo farvi... È giusto questo orologio o no? Da rifare 53. Ok. Volevo solo accennarvi, ma mi bastano questi 5 minuti che abbiamo, al discorso del bonifico, l'esempio del bonifico che ho fatto prima, no? Allora, immaginiamo che io mando una fattura a un cliente, il cliente mi paga e io quindi, diciamo che invio la merce dopo che mi ha pagato. Immaginiamo che il mio modello sia di questo genere. Quindi, io devo essere sicuro che l'invio della merce sia successivo al pagamento da parte del cliente. Allora, il modo tradizionale è quello di dire: io ho uno dei miei impiegati che tutti i giorni va a verificare il conto corrente e vede se c'è il bonifico. Quindi verifica conto corrente. E se c'è il bonifico, allora paga, se no non pagare. Quindi se c'è il bonifico, se no, vuol dire che devo mettere dei blocchi di scelta lungo il cammino. Quindi, se lui ha pagato, allora posso inviargli la merce, se non ha pagato, ritornerò il giorno dopo a riverificare di nuovo il conto corrente. Tu mi dici, ma la mia banca è più furba. La mia banca, quando mi arriva un bonifico, mi manda una mail, mi manda un SMS. Allora, se la mia banca mi manda un SMS, questo processo non cambia. Perché il sistema informativo della banca, per mandarmi un SMS, quando gli arriva il bonifico, e non voglio sapere come, ma quando gli arriva il bonifico, il sistema informativo della banca contatta il sistema informativo di Telecom, dicendo: manda un SMS a questo signore, a questo numero, anzi. Telecom fa quel che deve fare, mi fa arrivare il messaggio sul mio telefono. Di tutto questo, a questo sistema informativo non arriva niente. È il sistema informativo della banca che parla con il sistema informativo di un operatore telefonico, che fa arrivare su un altro sistema informativo ancora, che è il mio cellulare, che poverino è un sistema informativo anche lui. Quindi sono tre sistemi informativi che sono parlati e alla fine l'informazione è arrivata all'umano, a me. A quel punto l'umano si sveglia e dice: ma sa che vado a controllare sul conto corrente, verifica, sì, e allora sblocchiamo la situazione. Quindi il fatto che l'umano vada a verificare il conto corrente perché ha ricevuto la mail, il mio sistema informativo non lo sa. Quell'umano potrebbe essere un tipo ansioso, non si fida delle mail, va a controllare 6 volte al giorno. Oppure va a controllare solo una volta alla settimana, anche se le mail sono arrivate in tempo reale ogni giorno. Che ne so io.
Il mio sistema informativo non sa quando la banca ha mandato informazioni, quando il sistema informativo di Telecom ha mandato il messaggio al sistema informativo del suo cellulare. No? Io non sono coinvolto. Okay? Quindi quando un sistema informativo manda una mail o la riceve o manda un SMS, quindi quando io mando qualcosa, di solito non c'è mai l'azione di ricezione, perché chi riceve è il cellulare del tizio. E quindi se stessi modellando il sistema informativo sul cellulare vorrei far vedere la ricezione. Ma se no, se sto modellando il sistema informativo che sta sul mio server, quella ricezione non c'è, non ce l'ho, non ce l'ho in mano. Invece l'invio e la ricezione ce l'avrò se facciamo un'attività di integrazione di sistema tra me e la banca. Allora a questo punto diremo che io invio la fattura come prima. Poi invio un segnale alla banca, dopodiché aspetto che arrivi il bonifico, in realtà questo invio di segnale potrebbe anche non esserci, e poi finalmente mando la merce. L'invio di segnale alla banca vuol dire essenzialmente guarda che sto aspettando quel bonifico, cioè non mandarmeli tutti ma mandami quello in particolare. Allora in questo caso sto pensando soprattutto su questo ricezione di segnale attendi bonifico oppure bonifico ricevuto se vogliamo perché attendi è già scritto. Che cosa attendo? Attendo che il bonifico sia ricevuto. Attendo che il bonifico sia ricevuto, quando ricevo un segnale che mi dice che quel bonifico è stato ricevuto. Allora questo è un segnale, non è l'SMS, non è la mail, è un dato opportunamente formattato che direttamente il server della banca manda al mio server, il quale a quel punto può in automatico attivare, abilitare, quindi porta il token qui e quindi permette a chi deve fare l'attività di invio di merce effettivamente di farla. Quindi il soggetto dell'informazione è sempre il sistema informativo della banca. Il veicolo di trasmissione è diverso. In un caso passa attraverso un umano e quindi ho bisogno dell'azione dell'umano, bordo arrotondato, azione di un umano che fa una cosa. Nell'altro caso è il sistema informativo parla direttamente col sistema informativo e quindi basta una ricezione di segnale a sbloccare un token e permettere al processo di andare avanti. Quindi chiediamoci sempre di mezzo se c'è l'umano oppure il dato viene trasferito direttamente da ferro a ferro, allora in quel caso pensiamo ai segnali. Ci vediamo domani in laboratorio. Squadre scambiate rispetto alla volta scorsa.